dei comuni delle province di Padova, Rovigo, Venezia, i consiglieri regionali e deputati e senatori del Veneto, tutti invitati, ma oggi presenti purtroppo in pochi, per ascoltare e sostenere la nostra causa. Chi siamo? Sono il presidente del Comitato Difesa di Chioggia, sorto nell'ottobre 1996, alla prima presentazione del progetto AGIT per lo sfruttamento dei giacimenti di metano nell'Alto Adriatico. Eravamo in due, con me e il professor Franco Frizzero. Abbiamo lottato presentandoci a tutti i convegni Venezia, Milano, Rovigo, Ravenna, dove si discuteva per dimostrare la pericolosità di quel progetto. Come mai questo comitato? Dunque, non è una cosa nuova, la nostra attività l'abbiamo cominciata nel 96 quando l'AGIP ha presentato il suo progetto chiedendo se c'è qualcuno che ha da fare proteste, lo fa 130 giorni perché dopo noi ci riteniamo attivi e possiamo cominciare. Hanno presentato i progetti nei capitani di porto a Chioggia, a Venezia e al Ministero dell'Ambiente a Roma. Ero appena arrivato in pensione, allora mi sono dedicato a studiare quel progetto. Il comandante dei capitani di porto di Chioggia mi ha lasciato visionare, erano 6 scatoloni che però parlavano solo delle piattaforme, dello sfruttamento, però io non ho trovato niente dello studio del sottosuolo, del perché, di cosa sarebbe successo. Poi mi sono rivolto a Padova ai professori, ero allora fresco di laurea, con professori di geologia e di ingegneria a Padova, e quale mi ha cominciato a istruire, a spiegarmi tante cose. Ho conosciuto allora in quell'occasione l'ingegnere professor Mario Zambon, che era un cannone, un maestro su queste cose. Ha spiegato tutto e abbiamo cominciato allora a darsi da fare. Abbiamo costituito assieme al professor Frizzero il Comitato Difesa di Chioggia e abbiamo cominciato a seguire tutte le varie incontri a Ca' Foscari, a Ravenna, a Milano, a Rovigo, eccetera, dove si dibatteva studiando il cosa sarebbe successo e la subsidenza possibile o meno. Abbiamo fatto anche un convegno a Chioggia nel 98, poi uno nel 2002 e abbiamo avuto la soddisfazione di avere la presenza di un sacco di politici, tra cui la senatrice Casellato, abbiamo avuto il ministro Lunardi, il senatore Merlo, eccetera, tutti quanti convinti dell'azione che si doveva intraprendere, hanno promesso che avrebbero al Senato, una volta tornati a Roma, proposto una legge di sospensione dei pozzi nell'Alto Adriatico. Infatti ha fatto il decreto legge 179, che poi si è trasformato subito in legge. Abbiamo ottenuto la tranquillità perché hanno bloccato ogni attività, paragonando il Golfo di Venezia al Golfo di Napoli, Salerno e delle Isole Egadi. Questa tranquillità è cessata l'anno scorso quando il ministro Craiola si è sognato di dire che causa l'emergenza energetica era bene sfruttare quel tesoretto che avevamo sotto i piedi. Allora diceva non si preoccupava però del danno e diceva che bisogna prendere quel po' di terreno, perché se lo prendiamo noi ce lo prendono i croati che hanno già i pozzi. E allora io ho dato dell'ignorante, perché la geologia insegna che non sono a contatto i giacimenti della Croazia con i nostri. C'è una catena di argilla e santerno al centro dell'Adriatico che separa i nostri e i loro giacimenti, per cui non si influenza una vicenda. Loro possono stare quanto vogliono e non disturbano noi, però i nostri giacimenti si estendono fin sotto la terraferma, e un abbassamento nel cono che si forma sotto il pozzo si estende fino a 25-30 km di distanza, per cui non è come l'AGIP dice che abbiamo 40 cm nell'asse del pozzo e zero nella costa, perché il nostro giacimento è a solo 5 km da Chioggia. Se là anche andassero solo 40 cm, ne dubito, nella nostra costa ne avremmo almeno 30 se non 20, e con 20 cm Venezia ha l'acqua alta 250 giorni all'anno e noi lo stesso, e allora potremmo dire addio alle nostre città perché non si può vivere sott'acqua. Ecco perché la lotta che noi abbiamo intrapresa e andrà ad oltranza fino a che otterremo la soddisfazione di far bloccare ancora, perché l'AGI e l'ENI vedono solo il loro utile, non i danni che danno alla popolazione. I nostri politici devono capirlo questo, devono intervenire e difendere la città. Ecco, questo è solo che devo dire. Non ci fermeremo qui, faremo altri convegni, faremo
gazebo, vorremmo ricevere più adesioni possibile. Tutti i cittadini di Chioggia dovrebbero poter firmare, perché quando abbiamo tante firme possiamo chiedere al governo, dimostrando che siamo in tanti, chiedere l'intervento con una nuova legge che blocchi questa attività.